Mi chiamo Cino Bifulco, sono un docente della Federico II di Napoli e ho ritirato il premio per il progetto Driving 2 in rappresentanza della compagine degli enti pubblici di ricerca che ha partecipato al progetto. Sono l'Università di Catanzaro, l'Università di Salerno, l'Istituto Motori CNR, l'Università di Napoli, l'Università di Salerno. A fianco c'è una compagine industriale guidata dal leader del progetto che è il gruppo Fiat. Il progetto è finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza alla guida dei veicoli e contemporaneamente alla riduzione dei consumi durante i cicli di guida. È basato sull'analisi dei comportamenti alla guida delle persone allo scopo di prevenire gli outlier che possono risultare pericolosi in termini di incidentalità o inefficienti in termini di consumi. Il progetto ha visto molte aree disciplinari svolgere insieme la propria ricerca. Queste aree vanno dall'ingegneria dei sistemi di trasporto all'ingegneria del controllo e dell'automazione fino addirittura alla farmacia. È stata un'esperienza molto interessante che avrà sicuramente degli ulteriori sviluppi e delle ricadute in campo industriali che già si iniziano a vedere con delle possibili commesse da parte della Ferrari.